In questo spazio consueto, appunto la virgola, volevo intrattenervi su alcuni fatti che sono avvenuti in questa settimana, che è stata caratterizzata dal punto di vista mediatico dalle elezioni amministrative, dai risultati delle elezioni amministrative, dai commenti che sono succeduti e sui risultati. Ampiamente io penso previsti, che comunque hanno fatto una certa sensazione. Il sensazionalismo è utilizzato un po' dai media con una metodologia un po', diciamo, on demand, nel senso che si dà un pasto, diciamo, in qualche modo all'utente, ascoltatore, videoascoltatore e così via, ciò che più gradisce per ottenere il massimo consumo del media. Questa è una storia che va avanti da sempre, anzi del medium. È una storia che va avanti da sempre. Io vorrei in questo sito di questa piccola web TV dare risalto a un evento correlato a queste elezioni di cui secondo me si è parlato poco, forse perché non era omologo ad una comunicazione urlata, non era omologo perché è avvenuto in una regione in cui si parla poco, spesso non se ne parla bene, non se ne parla in modo lusinghiero. E sto parlando dei referendum che si sono svolti in Sardegna. Si tratta di 10 referendum che reputo di notevole importanza, anche se di interesse locale, che sono segno di una volontà di interrompere una tendenza, direi di interrompere anche di invertire questa tendenza. Se ne è parlato, diciamo, soltanto a livello di cronaca, così di accenno, senza approfondire minimamente il significato che questi referendum avevano. Io ho trovato, devo dire, anche con una certa, non dico difficoltà, ma insomma ho dovuto abbastanza cercare anche per trovare che commento, che è doveroso, credo, anche sul valore politico di questi referendum. Io ho trovato, per esempio, un consiglio di che si chiama Libertà, su un articolo di Antonio qui interessante. Un accenno a questi referendum, si tratta appunto di 10 referendum regionali con il fondo che è stato aggiunto a livello regionale, bastava il tempo che è stato aggiunto, in un solo giorno si sono portati questa referendum. Cinque referendum propositivi che i referendum propositivi, intanto diciamo, quanti di questi cinque referendum propositivi riguardavano le province che questi sia ormai di abolizione delle nuove province che si sono create nella regione Sardegna. Queste province sono le province di Carbonia, che è il mezzo italiano, l'Ogliastra e Oltrepio. Anche in altre regioni delle nuove province, nonostante appunto si parlasse molto dell'opportunità di abolire questo ente locale intermedio. L'ultimo dei referendum abrogativi tagliava le indennità dei consiglieri regionali sardi, che prima erano agganciate alle indennità dei parlamentari. E questo per quanto riguarda diciamo, la parte abrogativa. Per quanto riguarda invece i 5 referendum consultivi, molto interessanti anche questi, si sono consultati i cittadini addirittura sull'abolizione delle province tradizionali, cioè sull'abolizione delle province di Cagliari, Nuoro, Sassari e Oristano, sull'abrogazione della riscrittura dello statuto della Regione Sarda da parte di un'assemblea costituente che sarebbe dovuta, si dovrebbe eleggere a suffragio universale, quindi tutti quanti i cittadini sardi. Sull'elezione del Presidente della Regione, un'elezione diretta a seguito di elezioni primarie che dovrebbero essere regolate appunto da una legge,
e addirittura sulla riduzione, quindi una consultazione sulla riduzione da 80 a 50 membri del Consiglio regionale, appunto della Regione Sarda. Questi referendum e anche un altro sull'abolizione dei consigli di amministrazione degli enti strumentali, e le agenzie della regione autonoma. Praticamente un'iniziativa di riforma intrapresa all'interno dell'autonomia speciale, in quanto la regione Sardegna è una regione a statuto speciale, che ha il pregio di essere una iniziativa non straordinaria all'interno appunto di una ordinarietà, di una previsione normativa, un tentativo di modifica del sistema, quindi dall'interno, pianificato e anche molto partecipato. Il quorum, come ho detto, è stato raggiunto e praticamente ovviamente tutti quanti, la maggioranza è stata per la si sono pronunciati per l'opzione riformistica, con abrogazione o la consultazione per riformare. Ovviamente i proclami dei vincitori delle elezioni amministrative in tutte le altre regioni, i commenti, retroscena, ma anche i commenti di coloro che le farmazioni, di coloro che sconfitti hanno cercato di ridurre quello, di mistificare quella che poi era attesa da una batosta elettorale, ha preso la maggior parte dello spazio sui media, e questo purtroppo perché non è tutto ciò è avvenuto perché è omologo a una deificazione dei vincitori e al rito, rito sacrificale degli sconfitti. Non a caso questi referendum si sono trascurati, a mio parere, e anche perché sono stati osteggiati da tutte le forze politiche nella preparazione e in ultimo, come anche a volte abbiamo potuto assistere in Italia, con degli inviti a non votare, ad andare al mare, da tutte le forze politiche, con un impegno in questo senso trasversale. E guarda caso, una volta celebratesi queste referendum, vengono ignorate da giornali, TV e anche i commenti sul loro valore politico, non ce ne sono stati. Viene da pensare effettivamente che poi un legame tra politica e informazione ci sia ed è abbastanza forte. La politica appunto ha spinto per l'astensione e i cittadini sardi invece hanno risposto con una partecipazione importante. Peraltro l'importanza di questo referendum, oltre ad avere diciamo in modo specifico locale questa portata innovativa, dobbiamo dire che ha anche il senso di è importante anche perché realizza quello che la politica a livello nazionale, il governo, le varie forze politiche cercano di realizzare a livello nazionale, cioè la riduzione dei costi della spesa, dell'amministrazione, la spending review e tutte quante queste cose che sentiamo e leggiamo sui giornali. C'è un posto in Italia in cui qualcuno si è impegnato ad avviare proprio questo tipo di riforma e a mio parere appunto è stato in qualche modo ignorato. Io spero che la stessa appunto casta del partito dei burocrati che ha osteggiato questi referendum non sia sufficiente ostacolo alla realizzazione appunto delle importanti riforme che con questa iniziativa si sono messe in moto. Questo appunto è quanto volevo segnalarvi quest'oggi. Vi rimando appunto alla lettura dell'articolo che sta su Libertiamo, che vi ho postato sulla chat, e passo quindi rapidamente a illustrarvi il palinsesto di questa giornata di dirette. A seguito appunto della virgola del direttore ci sarà lo spazio Certi Diritti, che sarà condotto da Riccardo Cristiano, con un'intervista a Roberto Gaudioso, tesoriere dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli. Il titolo appunto di questa puntata dello spazio Certi Diritti sarà Da Napoli a Dar es Salaam, conversazione sulle libertà sessuali. Questo spazio appunto andrà dalle 21.15 fino alle 21.45, quando appunto inizierà lo spazio live, che appunto è una nuova puntata sulla questione in qualche modo animale, specismo, antispecismo, e vedrà come interlocutori tra loro a parlare Giovanna Teletag, Giancarlo Calciolari
e Massimo Filippi, che sarà appunto un pochino l'ospite che verrà interrogato, che verrà sollecitato appunto da Giancarlo e da Giovanna Davidag. Questo spazio dalle 21.45 si protrarrà fino alle 22.15, quando avremo appunto lo spazio a tavola con la filosofia, interventi di Giacomo Pezzano e Federico Sollazzo a cura di Giancarlo Calciolari. Il titolo di questa puntata sarà Etica e dominio della tecnica. A seguito di questo spazio, che appunto arriverà fino alle 23.15, avremo la leggera euforia, la consueta puntata a cura di Claudia Sterzi, con aggiornamenti e notizie dal mondo antiproibizionista. Avremo come ospiti Augusto Tagliati, Claudio appunto ha invitato come ospite Augusto Tagliati ed Edoardo De Blasio. Rispettivamente Augusto Tagliati è presidente nazionale del Movimento Liberale Antiproibizionisti, Edoardo De Blasio è il segretario nazionale appunto di questo movimento. A seguito appunto di queste interviste, nella leggera euforia ci saranno degli aggiornamenti sulla Million Marijuana March, aggiornamenti dal mondo antiproibizionista italiano e una prima parte sulle rotte del narcotraffico. Questo spazio appunto, che comincerà alle 23.15, si protrarrà orientativamente, cercando appunto di rispettare i termini fino alla chiusura delle trasmissioni, intorno alle 23.45. Nella leggera euforia, diciamo in modo silente, sarò presente anche io, perché dopo appunto che Claudia avrà interpellato i suoi ospiti, poi appunto le porrò le domande, se ci saranno, dalla chat in diretta, così che lei poi potrà rispondere in diretta. A questo punto io vi invito appunto a seguire queste nostre trasmissioni, vi invito a interagire con la chat, eventualmente a rivedere queste nostre trasmissioni sul sito con comodo, e magari anche a farli circolare se siete interessati su siti, su Facebook e così via, e do appunto il là in qualche modo allo spazio Certi Diritti, che è curato da Riccardo Cristiano. Grazie e buona visione.